Un saluto a tutti voi nostri amici dopo Video Web TV. Siamo oggi in una bellissima location, siamo nel Parco Richiello di Taviano, immersi nel verde, uno dei polmoni più importanti per ossigenarsi. Siamo venuti appunto perché siamo stati invitati a ricevere anche un premio al 18° compleanno, se così possiamo chiamarlo, della manifestazione di karate a livello regionale, della palestra Dojo Arashi del maestro Aldo Garofalo. Intanto io mostro il premio che abbiamo ricevuto, è stato dato al direttore dell'emittente, ma è che io condivido, come sempre faccio in ogni mia battaglia, in ogni nostra vittoria che facciamo insieme, con i miei due collaboratori, Salvatore Massaro e il grande Cosimo Grasso. Quindi questo è il premio che ci hanno dato, perché siamo un emittente che si vede che stiamo facendo bene e che stiamo crescendo. Oggi News, il titolo: grande karate a Taviano. Abbiamo ascoltato nelle interviste il maestro della palestra Dojo Arashi Aldo Garofalo, il quale ci ha detto di questa bella manifestazione. Ci sono le scuole del karate di tutta la Puglia, dentro stanno dando battaglia ancora i ragazzi. Abbiamo intervistato il presidente nazionale addirittura del karate, il professor Carmelo Labrini, e poi abbiamo anche ascoltato il sindaco della città, Carlo Portacci, il quale ci ha parlato di come sia davvero bello portare a Taviano tantissima gente. Oggi News speciale karate. L'avevo detto prima, il titolo sarà grande karate a Taviano. Vediamo le interviste, soprattutto le belle immagini che il nostro Salvatore Massaro ha ripreso durante la manifestazione. Questo significa, quando si appunto ricevono premi del genere, che forse si sta costruendo un progetto nuovo nella nostra terra. Questo fa davvero bene, perché se qualcuno ci vede e ci osserva e capisce che stiamo facendo bene, noi siamo i primi a dire grazie. Molte altre volte siamo stati invitati, purtroppo non possiamo andare ad ogni parte, perché purtroppo dobbiamo scegliere gli eventi su cui andare a riprendere e dare anche, possiamo dire, spazio alla gente che ci invita. Sicuramente faremo un grande lavoro sul territorio, saremo dove ci chiamerete, daremo il nostro contributo per un Salento migliore e soprattutto per dare, diciamolo con forza, anche un respiro diverso a quest'area un po' triste che la crisi ha portato. Ancora forza Top Video Web TV, e vediamo le interviste e le riprese del nostro Salvatore Massaro. E un saluto particolare, perdonatemi, a nostro Cosimo Grasso. A voi. Il maestro Aldo Garofalo, un punto di riferimento per Taviano e non solo. Sì, allora questa è una gara indetta dall'Oxen nazionale, da agenti sportivi nazionali, e a carattere nazionale, e si vede con la presenza di 23 società che non ci sono, veramente da tutte le parti, tra Bari, Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia. Ecco, quando ne abbiamo parlato spesso ti ho sempre detto, ci possiamo dare del tu perché siamo carissimi amici, il karate è pericoloso, tu hai detto sempre no, però rafforza molto l'animo. Sì, è un profano può pensare che il karate è un modo di violenza, però non è questo, perché basta pensare che i bambini, adesso che si metteranno in linea, inizieranno con il saluto che è massimo rispetto verso gli altri, iniziano con il saluto, finiscono con il saluto, ciò significa veramente che il karate non è violenza, ma si educano i bambini a saper stare con le persone. Ecco, in una società vigliacca, no, dove accade di tutto, violenza, attacchi personali, eccetera, questo davvero può essere lo sport che può portarci verso la strada giusta? Sì, anche perché il karate fortifica i deboli e rallenta un pochettino quelli esuberanti, li calma un pochettino, però è una giusta, devi dare una giusta dose a tutti, sia all'esuberante e a quello che ha bisogno un pochettino di emergere come carattere. Ecco, so che siete molto amici, mi fa piacere anche se lei lo ricordasse o tu lo ricordassi. Ecco, una parola per il sindaco, sempre vicino allo sport, sempre vicino a motivarvi. Sì, il nostro sindaco è molto vicino alla nostra associazione, ma a tutti, per tutte le associazioni, per lo sport in generale.
e soprattutto la nostra, perché ci conosce da tanti anni e è stato sempre presente. Una bella festa di sport all'insegna di insegnare il rispetto. Sì, delle regole. Io posso dire con tranquillità che lo sport in genere per me è sempre un concetto di cultura, perché ho coniato, se così posso dire, un concetto molto semplice per coniugare e parafrasare il Centro Sportivo Educativo Nazionale, che sì, si interessa di karate, ma non solo di karate. Possiamo dire che il karate è il settore più grosso dell'ente, insieme alla danza e al calcio, però una stampella portante del nostro ente. Mi farebbe piacere dire agli amici che come ente siamo ormai al top dell'attività a livello nazionale, un ente che ha saputo coniugare le esperienze di tutto il territorio nazionale, in questo caso parliamo del karate, per far crescere tantissimo l'attività. L'invito del maestro Aldo Garofalo è stato colto subito, perché l'ente guarda con molta attenzione alle arti marziali, il karate in particolare è una grossissima attività che noi abbiamo su tutto il territorio nazionale. Il maestro Garofalo da tantissimi anni opera in questa disciplina, ha saputo coniugare la sua competenza con l'esperienza e con l'amore verso questa disciplina. Essere qui oggi è la conferma che lui è anche un grande organizzatore, è riuscito a mettere insieme tantissime associazioni di tutto il Salento, e non è da poco, perché in tutte le discipline sportive molto spesso c'è piacere, ma c'è anche un po' di sana invidia sportiva. Quindi essere riuscito lui a mettere insieme tantissime associazioni che costantemente seguono l'ente in queste esperienze di arti marziali è un qualcosa di lodevole. Sicuramente bisogna dire che il karate nelle sue diciamo espressioni non si può limitare soltanto al gesto tecnico, ma per parafrasare un qualcosa che io sento visceralmente, perché vedo lo sport come un momento educativo, ho coniugato la parola XEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, con tre parole molto importanti: cultura, solidarietà, educazione e norme. E sicuramente le arti marziali rappresentano cultura, solidarietà, educazione e rispetto delle norme. Speriamo che tutto vada bene, che questa bella iniziativa per tutti i giovani sia un momento di crescita per il prossimo futuro, e ad maiora. 18 anni di grande sport. Lei da uomo di sport, veramente questa è una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione per la città di Aviano e soprattutto per il maestro Aldo Garofalo. Essere riusciti ad arrivare alla 18ª edizione del trofeo Città di Aviano nel mondo del karate credo che sia un traguardo importante. Oggi abbiamo visto tante altre squadre di tutto lo Stato, di tutta la nazione italiana, che hanno partecipato volentieri con le loro rappresentanze a questo trofeo Città di Aviano. Ho avuto modo di dire che quest'anno assume un colore e un sapore tutto particolare, perché da poco il Parco Ricchiello è ritornato ad essere gestito dal pubblico, dal comune, dalla città. Quindi voglio dire, noi puntiamo molto sia sul nostro parco come centro di aggregazione sociale in cui ritornino a stare le famiglie, sia a fare sport, sia a stare un po' in compagnia con gli amici o con i bambini. Ma credo che va sottolineato il merito che ha il maestro Aldo Garofalo per tutto quello che fa durante l'anno, che riesce a ottenere dei risultati veramente prestigiosi nel campo nazionale. Più volte i suoi ragazzi sono diventati campioni d'Italia in tutte le manifestazioni, quindi ormai è diventata un'abitudine che la scuola di Daviano del maestro Aldo Garofalo riesca a ottenere con facilità tanti e tanti importanti successi nel mondo del karate. Lo sport è importante, ed è importante soprattutto in questi momenti difficili per l'Italia e per il nostro sud in genere. È lo sport che impara a rispettare le regole, e col confronto possono, e ci auguriamo che nascano, tanti talenti che possono avere sicuramente successo nello sport. Ma io sono convinto che chi ama lo sport sicuramente avrà successo nella vita come uomo. Una cosa che 15 o 20 anni fa a una TV privata il dottor Aguila disse: vieni che ti facciamo un'intervista. Ma è un'intervista, ho sbagliato domande, io che mi muovevo lì per la scuola.
cioè è pazzesco, però è un grande giornalista. Soltanto alcuni ringraziamenti che mi sono doverosi. Intanto ringrazio Aldo Canovaro, facciamo un grosso applauso perché insomma vediamo questa cosa è sicuramente meglio suo. Bravo Aldo, se mi permettendo un altro bravo, lo devo perché è sempre stato un uomo di sport e mi ha fatto rimettere dopo 20 anni le scarpette di calcetto a giocare con lui, al nostro sindaco Carlo Portaccio perché vuole queste manifestazioni e le vive con gli atleti. Bravo, bravo nostro sindaco. E poi se mi permettete, siccome giriamo in lungo e in largo, vorrei ringraziare davvero tutti i ragazzi che ci sono qui, che ci permettono di fare queste, di riprendere queste manifestazioni che potete vedere sul Pelugento Web TV, dopo video Web TV. E i miei due collaboratori, i quali non lesinano mai, diciamo, nessuno salta di video perché vogliono dare sempre un contributo al territorio. Salvatore Massaro che è qui e poi Gino Grasso che vi farà vedere che cosa accadrà tra poco qui nel Palazzo Nazionale.